Beh, siamo coloro i quali credono che l'idrogeno possa essere un vettore energetico fondamentale per la transizione energetica. Come appunto lei evidenziava, stiamo facendo delle sperimentazioni in alcune industrie italiane che sono andate bene. L'idea è quella di utilizzare sempre di più la tecnologia dell'idrogeno per diciamo, produrre nuova energia pulita. L'idrogeno può essere prodotto dalle rinnovabili quando c'è una sovrabbondanza di energia che non viene consumata, per esempio, l'idrogeno viene stoccato e poi viene utilizzato quando serve. L'idrogeno è una commodity energetica diciamo più sostenibile rispetto al carbone, rispetto al petrolio, e quindi assolutamente da considerare all'interno di un programma di decarbonizzazione che l'industria e i consumi del mondo devono assolutamente perseguire per evitare il global warming.